La disponibilità di terapie innovative contro i tumori del sangue, come i linfomi e le leucemie, da un lato ha modificato radicalmente lo scenario di queste malattie, portando a risultati di sopravvivenza prima irraggiungibili, ma dall'altro ha determinato la crescita dei costi sanitari, almeno nel breve periodo. Eppure va considerato che le nuove terapie possono anche contribuire alla riduzione dei costi a lungo termine, per la loro capacità di allungare sempre più i periodi liberi dalla malattia e per la riduzione degli effetti collaterali, che invece possono presentarsi più frequentemente con l'utilizzo dei farmaci meno recenti. Oltretutto, spesso ci si sofferma solo sull'analisi dei costi sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale, senza considerare un'altra categoria di costi, quelli che devono sostenere direttamente i cittadini. Io ritengo che l'ematologia sia stato l'esempio di farmaci estremamente innovativi che hanno cambiato veramente il destino di alcune patologie e poi che hanno utilizzato anche vari tipi di approccio terapeutico di tipo farmacologico diverso. L'ematologia è un settore assolutamente all'avanguardia da questo punto di vista. Le analisi che noi abbiamo portato avanti negli ultimi 10-15 anni fanno vedere che l'Italia è il paese caratterizzato dalla maggiore compartecipazione anche e soprattutto per quanto riguarda la spesa farmaceutica. Certo, se si continua ad abbassare il tetto della spesa farmaceutica, il rischio che poi ci sia un rallentamento ulteriore nell'accesso a questi trattamenti potrebbe essere evidente. Una terapia che anche se è più costosa oggi perché impiega delle molecole nuove, ci eviterà a distanza di 15-20 anni i costi collegati sia in termini di qualità di vita, sia in termini di impatto sui pazienti, ma anche in termini di gestione dei costi sanitari, che ci comporterebbe tra 20 anni il dover gestire queste complicanze legate a una terapia efficace ma nocevra ai tossicità tardiva.